Dopo 6 giorni di piogge incessanti, resta alta l'attenzione in provincia di Venezia. Nella zona di Caorle, i trattori hanno pompato acqua a più non posso per impedire che le case finissero nuovamente sott'acqua e comunque tutti i terreni agricoli sono devastati. Arrabbiato il sindaco di Concordia, Marco Geromin, chiederà al genio civile di rinforzare le sponde dell'Emene, almeno in centro storico. E per le case di San Stino si parla di centinaia di migliaia di euro di danni. Ma la più colpita è stata Portogruaro, dove i cittadini hanno dato prova di grande senso civico, aiutando la protezione civile a sistemare 6.000 sacchetti di sabbia. Anche il Miranese è risultato provato dal maltempo, in particolare Campocroce di Mirano, dove l'usore è uscito dagli argini. Nel Salese è finito ancora sott'acqua al centro di Caltana, mentre Noale si è salvata grazie a manovre idrauliche alle cave. Giornata di tregua nella Marca Trevigiana, dove si lavora giorno e notte per tornare alla normalità, prosciugando e ripulendo le aree allagate. È calato il livello dei fiumi Livenza, Monticano e Sile, ma c'è preoccupazione per le prossime piogge previste per venerdì. Intanto, lungo la pedemontana, il traffico ha subito svariate deviazioni per via delle frane che continuano a cadere sulle strade. Le colline si stanno pian piano sgretolando, le voragini portano via tutto, come a Fregona, dove uno smottamento del terreno ha inghiottito 2 macchine, un trattore e diversi alberi. La situazione è particolarmente critica anche ad Asolo. Intanto i vigili del fuoco sono impegnati nella messa in sicurezza delle pareti pericolanti, ma il rischio frane è talmente diffuso che è difficile stare tranquilli. Ancora alto lo stato di allerta dei fiumi padovani, dopo aver toccato il livello massimo mai registrato dal 1966, quota 7,94, il Bacchiglione ha iniziato a scendere, gli argini per fortuna hanno tenuto e non c'è stata esondazione. Ma a Bovolenta 350 persone hanno passato la notte fuori e in tutta la zona, fino a Battaglia Terme, si parla di 600 sfollati. L'alluvione ha fatto anche una vittima, un'anziana di Montegrotto, caduta probabilmente mentre cercava di uscire nella strada allagata. Per ora le scuole sono chiuse a Selvazzano e nel Piovese, dove non si contano gli scantinati, i pianterreni e i capannoni industriali invasi dall'acqua. Purtroppo il livello del Bacchiglione, del Brenta e dei canali è ancora alto e sono attese nuove precipitazioni. L'emergenza non è finita.